Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua insieme alla mia dolce metà, come sempre, Ciao. per finalmente dedicarci a questo automatron. Siamo ovviamente nella parte iniziale, nel senso non ho ancora iniziato alcunché. Si è semplicemente sbloccata la minaccia meccanica, che è una nuova missione in cui dice: il mio Pip-Boy ha intercettato una richiesta di soccorso. Dovrei ascoltarla per capire di cosa si tratta. Ascolta la richiesta di soccorso dalla carovana. Bene, prima di iniziare, io però ci tenevo a farvi sapere che ho fatto una piccola cosa. Nel senso, chi segue la serie Dispersi in Fallout sa che ultimamente avevo livellato parecchio senza però spendere alcun tipo di talento. Questo perché li volevo spendere in occasione di questo DLC, così se trovo la skill. Sì, esperto di robotica. Adesso, siccome è un DLC incentrato interamente sui robot, ho usato i due talenti che ho per arrivare a livello 60, appunto, per sbloccare questo esperto di robotica che ci permette non solo di hackerare un robot, attivare e disattivarlo o attivare la sequenza di autodistruzione, e anche di hackerare un robot e incitarlo ad attaccare. Non so se si rivelerà mai utile alla causa, però è sicuramente un inizio. Detto questo, andiamo a intercettare sto segnale radio e vediamo un po'. Questa è una richiesta di soccorso. La nostra carovana è stata attaccata da robot ostili e abbiamo urgente bisogno di aiuto. Siamo a est della Watts Consumer Electronics. Se qualcuno sente questo messaggio, ci raggiunga subito. Ada, ritrasmetti il messaggio. Bene. Sì, signore. Ma perché non c'erano i sottotitoli? Questa è una richiesta di soccorso. Ben La nostra carovana è stata attaccata da robot Momento ostili. panico, un attimo, guardiamo se ci sono i sottotitoli perché non vorrei che avesse in qualche modo cambiato qualcosa. Dialoghi sottotitoli, sì. E allora perché non si vede? Vabbè. Abbiamo urgente bisogno di Che aiuto. dire, che dire. Siamo Comunque a è est bello della essere Watts tornati su Consumer Fallout, devo Electronics. dire. Se qualcuno sente questo messaggio, ci raggiunga No, subito. a parte ero Si serio, sentiva la mancanza. non stavo ironizzando. Sì, signore. Sono veramente contento di essere Sì, è tornato su vero. Fallout. Sono Sono. amici Sì, amici, o... amici. Questa è una richiesta di soccorso. Dici? Stiamo arrivando, ragazzi, di soccorso. La nostra carovana è stata attaccata da robot Se me ostili. dai il Abbiamo urgente tempo. bisogno di aiuto. Che poi, tra l'altro, vi Siamo a est anticipo della Watts Consumer che Electronics. questo Se qualcuno Scopriamo sente si questo messaggio, ci trasformerà raggiunga ufficialmente in subito. una serie. Ada, Ma se ritrasmetti il magari messaggio. t'azzetti un attimo, mi spegni la radio per cortesia. Ecco, Vedi la risposta. si trasformerà in una serie perché nel vlog, appunto, di richiesta di cosa volevate, cioè che vi ho chiesto cosa fare di questo DLC, è stato veramente un plebiscito. Tutti quanti avete detto di sì, per cui direi che è inutile che io faccia il sondaggione a fine video. Sarà il primo episodio della nostra serie di Fallout Automatron, dove ce lo giocheremo tutto, ovviamente poi riprendendo al termine del DLC il nostro disperso in Fallout 4, perché secondo me di cose nuove da scoprire potrebbero essercene più di qualcuna. Per cui, ma dove cazzo? Ma poi guarda sulla mappa dov'è? Infatti, ma dove stai E io andando? sto seguendo il Ah, sì, puntino, giusto, però giusto. è vicino? Sì, Ah, vabbè, allora. dall'altra parte del fiume. Allora me la faccio a fette. Allora, dall'altra parte del fiume. Io sento roba esplodere. Sento roba esplodere tanto. Tanto. Vedo laser. Perché non mi sta ricaricando la stamina? Il panico più totale. Bene, io quasi quasi mi farei anche un po' i cazzi miei, devo dire la verità, ma. Swarm bot, Ada, Junk bot. Vabbè, io non ho la minima stamina. Vabbè, se va a collate di meno, magari. Mamma mia, ma. Molta calma perché questi li vedo molto No, forti. ma fortunatamente. Ah. Fortunatamente sono anche abbastanza di. Madonna, quanto te muovi veloce, però. Ecco, oh. Swanbot servomeccanico. Quanti ne mancano? Questo, un altro Swanbot. Il delirio. Quest'altro chi è? Junkbot servomeccanico.
Tutta gente mai vista e conosciuta, ma... Salve! Bene! Aiuto! Aiuto! Nuova diffusione, scanner biometrico. Vabbè, il panico di roba da prendere su sti robot. Parla con il robot. Allora. Ma questo è morto? Vabbè, intanto parliamo con il robot. Ada. I miei amici non ce l'hanno fatta. Grazie per il suo aiuto. Credevo che per me fosse ormai finita. Io lo voglio, sto robot. Stai bene? Fisicamente il danno è minimo, ma rilevo tristezza e rabbia per la perdita dei miei amici. Sembrerà strano, detto da un robot, ma erano la mia famiglia. Grazie ancora per i tuoi sforzi. Anche loro ti avrebbero ringraziato con il cuore. Vabbè, ma vieni con noi. Mi dispiace per la tua perdita. Mi dispiace per la tua perdita. Mi chiamo Ada. Questo era il terzo attacco da parte di quei robot. Nonostante i potenziamenti ai circuiti bellici e di rilevamento apportati da Jackson, non sono riuscita a difenderli. Chi è Jackson? Sì. Vabbè, che è morto. Jackson era il capo di questa carovana. Molto abile con la tecnologia. Per certi versi è il mio creatore. Le modifiche attuali me le ha installate lui. Sfortunatamente non sono bastate a proteggerli da quei robot. Sei potenziata? Sei un'unità potenziata. Le modifiche sono state effettuate su un banco da lavoro robotico, secondo progetti prototipo. Il banco da lavoro è molto versatile. Se avessi avuto dei sistemi di difesa tipici dei robot sentinella, forse sarei riuscita a respingere quei robot. Attaccati per un motivo. Devono avervi attaccato per qualche motivo. Forse facevo parte di quel motivo. Oltre a me, Jackson aveva creato Turing, Hertz e Porter. Le nostre modifiche integrate sarebbero parti di ricambio eccellenti. Sapevamo del rischio di incontrare questi robot ostili durante la nostra permanenza nel Commonwealth. Se solo ce ne fossimo andati via. Non potevi saperlo. Non potevi immaginare che sarebbe successa una cosa simile. La probabilità di subire un attacco era alta. Avrei dovuto accelerare la nostra partenza. Per rimediare, voglio giustizia per i miei amici e impedirò a quei robot di causare altri danni. È ora di scoprire la fonte e affrontare il loro leader, il meccanista. Bene. Ti servirà aiuto? Se vuoi riuscirci, ti servirà un po' di aiuto. Ne sono consapevole. Ha dimostrato la volontà di aiutare il prossimo, perciò le chiedo di aiutarmi a fermare questo meccanista. In cambio, le darò il progetto per costruire un banco da lavoro robotico tutto suo. Così potrà avvalersi di ulteriori risorse in questa missione. Penso proprio di sì. Lo farò. Lo farò. Vorrei disporre di un registro vocale adeguato all'espressione della mia gratitudine. Di recente abbiamo visto i robot del meccanista alla fabbrica General Atomics. Là potrebbero esserci informazioni sull'ubicazione del meccanista. Bene. Con il suo permesso, vorrei venire. Sì, andiamo, forza. Andiamo. Ok. Andiamo, Ada. Alla General Atomics si recuperano parti interessanti. È molto probabile che i robot siano ancora lì. Bene, invia Dogmit al castello, visto che non può venire con noi. Dov'è il castello? Il castello. Conferma il viaggio. Bene, abbiamo un nuovo compagno. E tra l'altro io non cammino più, perché avendo un compagno non ho più tutti i bonus del viaggiare da solo. Ma che gioia! Esplora la fabbrica General Atomics. Sta rallentando come l'inferno. Ok, adesso. Trasporti troppo peso e non puoi correre. Commercia. Dunque, che gli posso dare io? Gli posso dare. Dunque, allora, ci siamo svuotati parecchio l'inventario. Vediamo sto diario. Allora. Vedi se tipo si può avviare il diario. Come si chiama? Diario di Zoe. Non mi ricordo. Momento panico. Trovato qualcosa di utile? E se mi dai il tempo. Il cane è rimasto qua. Tappo, cella, circuito fusibile, valvola.
Maledetto diario di... Diario di Zoe si chiama. Ah, sì. Vedi un po'. Avvialo. Attenzione, se non ti chiami Zoe e stai reggendo, sappi che sei morto. Errando. Oh, Gesù santo. Ho deciso di tenere un diario in questo piccolo lunastro. Sarebbe carino aggiornarlo sui terminali diversi come se fosse la mia collezione di pensieri. Anche se la metà delle volte non so nemmeno dove siamo. L'orientamento non è il mio forte, lo lascio ai robot. Oggi ci siamo fermati in questa bella discarica. Stranamente non c'è la solita robaccia e soprattutto niente ferali. Non come l'ultima volta. Lisa mi ha aiutato a sistemare questo terminale così da potermi mettere al lavoro. A ogni modo credo che Ada e io abbiamo preparato delle buone difese. Abbiamo scorte sufficienti per un po', perciò staremo qui a far fruttare il nostro tempo. Voglio trovare dei materiali interessanti da scambiare per un paio di guanti. Magari in futuro. Poi, i predoni sono stupidi. I predoni sono stupidi. Mi piace pensare che la gente come noi è al sicuro solo perché sono degli idioti. La scorsa notte hanno provato a rubare qualcosa a Porter. Un maledetto robot sentinella. Porter ne ha abbattuti due. Un altro ha attivato una trappola esplosiva e il terzo è inciampato e si è impalato sul suo stesso coltello, credo. Beh, un furbone. Ecco perché non si corre mai con addosso degli oggetti affilati. Certo, svegliarsi con il suono delle mitragliatrici non è il massimo. Forse è meglio cambiare aria. Direi proprio di sì. Chi protegge i Protectron? Abbiamo trovato questa fabbrica molto carina, con delle buone parti per Protectron. Niente, non ci riuscirò mai. Jackson si è impuntato di voler costruire un piccolo robot da guardia. Sono giorni che ci lavora insieme a Shades. Credo che lo chiamerò Hertz. Non vedo l'ora, amo i Protectron. Servire e proteggere, ovviamente autorizzati all'uso della forza letale 24 ore su 24. Nel frattempo Ada e io abbiamo preparato le solite difese. Poi mi ha aiutato con la ricerca di fusibili e compagnia bella. Non sono pigra, ma i robot non hanno uguali quando si tratta di sollevare pesi o trasportare carichi importanti. Scherziamo, vero? Eravamo in questo centro riparazione a conduzione familiare quando abbiamo trovato questo mercante nascosto in un armadio. Pensava che fossimo predoni e si era nascosto lì, per un giorno e una notte. Che schifo, direte voi, anche perché un armadio non ha il bagno, nemmeno carta igienica. Comunque sia, ha detto che ci troviamo vicino a questa zona chiamata Commonwealth, che sarebbe stato interessante darci un'occhiata. Ha citato vari luoghi per commerciare una vecchia fabbrica della General Atomics. Jackson sarebbe sicuramente contento di potenziare Turing. Quel vecchio Mr. Andy ha visto giorni migliori. Shopping. Stento quasi a crederci, ma ci siamo fermati in un supermercato, un sogno che diventa realtà. Ho già trovato guanti e stivali nuovi, per non parlare di un paio di occhiali da sole che Shades mi dovrà tanti favori. Scommetto che riuscirò a passargli i miei turni di notte per almeno una settimana in cambio di questi gioiellini. Turing ha impostato la navigazione verso il Commonwealth. Abbiamo saputo di un posto conosciuto come Diamond City, ma il significato del nome non è letterale, peccato. A quanto pare una specie di vecchio stadio, potrebbe anche essere divertente. Non mi dispiacerebbe passare un po' di tempo in un grande insediamento. Vabbè, direi che ci siamo fatti un'idea di che tipo era questa Zoe, ma purtroppo ci ha lasciato. Zoe ci ha lasciato. Beh, direi che a questo punto bisogna andare, abbiamo detto, al... portami dovunque bisogna andare. La fabbrica General Atomics, vai. Allora, siamo alla General Atomics. Infatti ho visto qualcuno. Rust Devil, Mr. Andy Demolitore e Assaultron Diavolo. Per me state bene tostate. Per cui io me ne andrei diretto dove devo andare. Anche perché se cominciamo... Io ho il terrore nero degli Assaultron già come stanno normalmente. Questo si chiama pure Diavolo. Per cui direi che farei volentieri a meno di giocare con lui. Dunque, siamo dentro. Dopo l'ennesimo caricamento interminabile. Terminale detto alla reception. Promemoria. Promemoria per la signora Hayes. Con il lancio del nuovo modello di Miss Nanny, i clienti proveranno a riportare le unità difettose alla fabbrica per riparazione. In questo genere di situazione ricordo gentilmente al cliente che il nostro programma di garanzia stabilisce che le unità difettose devono essere consegnate tramite canale per... Vabbè, questo non ci frega niente. Questo terminale... Inutilità pura. Bene. Non è che brillino per intelligenza comunque questi robot, obiettivamente,
Io ho storicamente una mira inguardabile a sto gioco e me la sto battendo con molta calma. Chi è? Salve. C'ha pure le munizioni. Aiuto, aiuto. Spacco tutto! Ecco, mi pare un ottimo proposito per iniziare. Spacco tutto! Spacco tutto! Il kit di riparazione, vabbè, questo lo leggerò dopo, adesso non c'ho tempo. La valletta. Ho un nastro del meccanista. Vabbè, dopo, appena abbiamo fatto il panico, intanto evidenzialo. Era scritto che avrei lisciato miseramente lì. Ho l'onasso del meccanista. Sarebbe interessante ascoltarlo. Food. Quindi è feed, sicuramente. No. Quindi è fold. Ce l'ho fatta. Vabbè. Uno dei due era per forza. Forza! Aspetta. Il pane. Addio questo quanto lo odio. Non muore. Allora. Kit di riparazione. Perché abbiamo solo tre valli? Non lo so. Non mi pare. Io sto raccogliendo pezzi di robot con cui penso che farò il panico, perché se sto capendo ciò che il gioco mi sta anticipando, io potrei essere in grado di creare tipo Terminator, per cui potrebbe essere molto figa come cosa. Ma lo vedremo più tardi. Intanto io devo capire come si sale, perché sto dando i numeri. Se questo è sceso vuol dire che c'è un punto per salire. Oppure vola, giustamente no. Chi è che sta? Sì, è veramente uno dei pezzi più casinari che abbia mai visto in un videogioco. Vabbè, apriamo qua. Comandi porta, apri porte. Qua mi sa che l'avevamo già creato ai bei tempi della serie normale. Salve. Uno e due. Bene. Circuito stampato. Sto morendo di radiazioni. Sono un sacco di munizioni. Che cosa mi ha appena... Madonna. Cerebrot quantico. Ha fatto. Buoni tutti. Congedo il meccanista. Che cosa sarà mai questo aggiuegio? Munizioni, pistola elettrica, bobina per il relè. Chi è che si sta accollando? Questo che mi lancia i chiodi. Mini nuke, kit di riparazione, assalto a braccio sinistro. Questo è tutto nudo. Io che cosa stavo facendo? Ah sì. Banco da lavoro per armatura, non ci frega niente. Al momento... abbiamo preso tutti. Mi attivi un attimo il coso del meccanista? L'olonaster. Vai di olonaster del meccanista. Ascoltate, gente del Commonwealth, io, il meccanista, sono qui per portare un'epoca di pace. Niente paura, questi robot sono vostri alleati e protettori e non si fermeranno finché il Commonwealth non sarà salvo. Insieme riporteremo la giustizia e accoglieremo l'alba di una nuova era. Insieme?
Ma come parla sto meccanista? Insiama! No, non puoi soffiarti il naso, devi... Qualcosa da quel robot. Sta parlando Ada, non puoi. Un robot con il cervello? Avevi già visto un robot? Un cervello sì. No, ma con la carovana avevamo scoperto informazioni in merito, in alcune strutture militari. Secondo i miei banchi dati, è un cerebro bot. Era ritenuto uno tra i robot più avanzati mai costruiti, ma il modello non è mai entrato in fase di produzione. Ma che angoscia, ci credo. Strano congegno. Addosso a questo strano congegno. Vediamo. Una tecnologia molto interessante. Se la mia analisi è esatta, questo è un segnalatore radar. Forse è così che il meccanista tracciava il cerebro bot che lei ha distrutto. La logica vorrebbe che lei installasse questo segnalatore dentro di me per avere un vantaggio. Ottimo suggerimento. Siamo sicuri? Siamo sicuri? Credo di avere ragione al 78,3%. Vabbè, se c'è il 78,3%, allora va bene, dai. Mi sento tranquillo, allora. Vabbè, ottimo suggerimento. Mi fa piacere che lei sia d'accordo. Per un'adeguata installazione dovrà usare un banco da lavoro robotico. E dovrò esserci anche io. Per ottimizzare le nostre risorse, consiglio di restare insieme fino all'avvenuta installazione del segnalatore radar. Vabbè, quindi costruisci il banco da lavoro robotico. Bene, dobbiamo andare al castello. Il mio non organismo è immune alle radiazioni. Il suo è un'altra storia. Dunque, quindi andiamo al castello, costruiamoci il banco da lavoro e poi ci si pensa. Ma lei viene? Certo. Ha detto... Junkbot quantico leggendario? No, fermi tutti. Posso prendere il mio primo robot leggendario? Dove stai? Vieni fuori! Robottino! Dove sei? Cos'è fa beep? È lui! Robottino! Eccolo, eccolo, robottino! Dove sta? È il terminale. Apri porta, difficile. Sei pronta? Che secondo me... Fantastico. È il terminale che si trasforma tipo Transformer. Eccolo! Aiuto! Porco Giuda! Aspetta, aspetta! E chi si muove? Siamo pazzi, ma quanto è forte Mamma sto tipo! Mia. Ok, ma controlla pure te. Vuoi morire? No, è mutato! Drogami! Aspetta. Con tipo tantissimissima roba! Sta arrivando! Aspetta! Sta arrivando! è dietro di me! Aspetta! Sbrigati! Ti stavo dando le patatine invece di lo sai. Avanti! Mamma mia! Ok. Addio! Bene! Ma porco Giuda, porco! Ci hai rotto le palle, ci hai rotto! Non puoi ricaricare adesso! Via, via, Occhio. Via che esplode! Dietro di... Mamma mia, l'ha fatta piccola l'esplosione. Bene, adesso possiamo rifare tutto ciò che avevamo fatto prima e ci vediamo al castello a questo punto. Torace di sintetico. Una rivista. Ci siamo. Le armi energia effigono permanentemente 5% in più di danni critici. Bene, allora, adesso direi che qua c'è tutto quello che ci doveva essere. Per cui uccidiamo tutti un'altra volta e andiamo al castello. Dunque, io mi sono ufficialmente ribellato alla cosa di dover costruire altrove.
Per cui adesso che siamo qua, io direi che potremmo costruirci questo aggeggio in un punto un po' tranquillo, che potrebbe essere. Volevo mettere in un punto in cui non ci potessero dar fastidio. Lo possiamo mettere sopra quei blocchi. Qua. Qua. Ah, bravo! Bella idea, sì. Ecco. Con molta calma e tranquillità. Ok. Bene, parla con Ada. Dov'è Ada? Ada? Mamma mia, allora, cara Ada, Installiamo il segnalatore radar. installiamo il segnalatore radar. L'installazione dovrebbe essere semplice. Dopo che sarò sul banco da lavoro robotico, installi il segnalatore e io penserò al resto. Ok, allora, andiamo qua. E dunque, allora, crea. Seleziona robot Ada. Modifiche speciali. Ok, segnalatore radar. Creiamo il segnalatore radar e dovrebbe essere fatto, giusto? In teoria. Sì. Cara Ada. Sì, un momento. La modifica è andata a buon fine. Il nuovo hardware è stato rilevato e il software si sta aggiornando. E installazione completata. Analisi dell'hardware del meccanista. Il segnalatore radar riceve un potente segnale codificato, ma non riesco a risalire alla sua origine. Quindi, dici che il meccanista lo sa? Dice che il meccanista sa che stiamo manomettendo il Ho segnalatore. già installato delle misure di sicurezza per schermare la mia posizione. Questo impedirà anche di ricevere comandi sulla frequenza del segnale. Sfortunatamente, uno di quei comandi ci aiuterebbe a determinare la fonte del segnale. Quindi, vabbè, buon inizio. Cominciamo bene. Sicuramente, con un altro po' di aiuto dovrei riuscire a decifrare il segnale e individuare il meccanista. Fortunatamente rilevo un altro cerebro bot nel Commonwealth che sta ricevendo lo stesso segnale. Finalmente un vantaggio. Finalmente abbiamo un vantaggio. Forse, ma non è così semplice. La codifica del segnale originario è complessa, ma non impossibile. Se mi procurasse altri due segnalatori, avrei le chiavi e gli algoritmi per potenziare le mie routine di decodifica. Quindi ci guardiamo intensamente? Facciamolo. D'accordo, facciamolo. Bene, iniziamo. Carico la posizione del cerebro bot sul suo Pip Boy. Faccia attenzione, questi robot girano in gruppo, perciò si aspetti una tenace resistenza. Bene, quindi prima missione andata e direi che il momento migliore per interrompere di questo non potrebbe davvero esserci, mentre Ada cerca di farsi la macchina che l'ha appena potenziata. Per cui niente ragazzi, io direi a questo punto che ci possiamo salutare qua. Fatemi sapere ovviamente che ne pensate di questo DLC per il momento, che impressione va fatto, se lo state giocando, come vi trovate. E vi anticipo che in queste ore, se non proprio in simultanea con questo video, andrà online anche un video in cui cercherò di approfondire un po' tutto quello che si può fare con questo banco da lavoro robotico. Per cui se vi interessa, buttate un occhio. Detto questo, noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi!